Film Dulcinea, un lavoro girato nel 2017, formato in 16 mm, film che abbiamo presentato ad agosto a Locarno Film Festival. Quindi oggi è stata effettuata la prima a Torino, alla sezione Onde di Causo Manasseo, quindi siamo molto contenti di essere qui per la prima italiana. Il film racconta, se si può parlare di racconto, perché nei miei film generalmente il racconto è sempre subordinato a quello che vediamo, è la storia di un feticismo, quindi una prestazione sessuale di un'ora di un uomo che paga per fare le pulizie a casa di una giovane studentessa. Il film non racconta quello che ho appena detto, ma va in tutt'altra direzione, però questo diciamo è il pretesto da cui parte. Fa parte di una trilogia, il primo film appunto Dulcinea, il secondo film Pierino, girato in un altro formato, in un VHS, film che abbiamo presentato poco tempo fa a Doc Leipzig, Ipsia, e siamo in fase di lavorazione per il terzo, che avrà un altro formato ancora, questa volta un digitale, La casa dell'amore si chiamerà. Quindi sono tre film che hanno un minimo comune, che è una trilogia domestica, quindi sono film interamente girati all'interno di abitazioni. Non si esce mai assolutamente dall'architettura interna. E sono film che raccontano, diciamo, molto anche gli spazi, tre spazi completamente diversi, da un pensionato a questo film di Dulcinea, dove in realtà è una casa milanese medio borghese degli anni 90, per poi finire nella casa dell'amore, dove siamo quarto giallo, un quartiere totalmente diverso, da Milano, diciamo, non bene, mettiamola così, a casa di una transessuale, quindi con tre film completamente diversi. E Dulcinea è il primo. Io sono il direttore della fotografia di Dulcinea, ho lavorato con Luca, questo è il quarto film Dulcinea che abbiamo fatto insieme, stiamo lavorando al quinto. Per Dulcinea la scelta dell'analogico, e quindi del 16 mm, è stata una scelta a cui siamo arrivati anche dopo alcuni tentativi. Avevamo provato in mini DV, anzi un formato HI8, che era un formato anni 90 proprio. Poi abbiamo scelto invece la pellicola perché appunto Luca ha parlato del tema centrale, che ha a che fare con una sorta di feticismo, e la pellicola in sé rappresenta in qualche modo un feticcio. Ha rappresentato un feticcio nello sviluppo e nel girare il film, ma è stato un feticcio anche per me e Luca, diciamo, in qualche modo, nel senso che il rapporto con la materia è molto empatico quando si lavora con l'analogico. Dal punto di vista economico, appunto, ti limita a delle scelte molto molto pensate e ragionate, e si adatta molto, diciamo, a un certo cinema di Luca. Quindi, diciamo, per questo film qui ci sembrava la scelta più giusta, no? E in più è anche un mezzo che non è controllabile al 100%, non è una visione immediata delle immagini, lascia quella suspense che in qualche modo c'è anche nel film, no? Insomma, si vive, insomma, questa relazione, questo avvicinamento, che è sempre una tensione, che abbiamo vissuto anche nel momento in cui giravamo, no? Perché una volta finito il film, tra l'altro, nel modo in cui abbiamo girato noi, non è che c'erano i giornalieri, non è che andavamo a sviluppare, vedevamo di giorno in giorno, però avevamo un'immagine latente, quella che ci è rimasta inizialmente, quindi anche con tutte quelle che potevano essere, insomma, le preoccupazioni del sapere se il film c'era o meno, che è interessante in qualche modo in un'epoca in cui l'immagine è facile, l'immagine è immediata, l'immagine è fruita subito da sé e dagli altri. Quindi, però Luca e con me insieme, a volte quando lavoriamo insieme, ci confrontiamo nello scegliere un formato in sintonia con quello che stiamo raccontando. Per Pierino, per esempio, è stato scelto un formato diverso, ve ne parlerà Luca, perché insomma è stato lui il DOP di se stesso in questo film, però anche lì è stata una scelta dettata dal contenuto, in qualche maniera, che stava raccontando. Non c'è mai un atteggiamento a prioristico, no? Soprattutto nel cinema di ricerca a volte ci sono un po' delle posture, no? Quindi soprattutto sull'utilizzo dell'analogico.
io lavoro tranquillamente, anche Pietro col digitale, non c'è nulla di male nel digitale, anzi pensiamo semplicemente che ogni singolo lavoro vada veramente pensato a fondo e il formato deve avere il formato dopo un percorso, diciamo, non parati con un formato, c'è un percorso da fare e lo capisci solo dopo un po' che ci sei, dopo un po' che stai facendo questa cosa capisci qual è il formato giusto, no? Ad esempio, finché abbiamo presentato Doc Leipzig, sono 52 riprese, quindi 52 giorni, un film che parte dal 1 gennaio al 31-12, quindi immaginate l'impatto anche sulla vita che poi io, no? Quindi questo tipo. E il film è iniziato in realtà in digitale, abbiamo iniziato le riprese in digitale e questo formato non funzionava, non ci dava soddisfazione, quindi abbiamo bloccato tutto e ci siamo ripresentati dopo tantissimo tempo per rifare tutto da capo, questa volta col formato giusto. Ci sarà sempre, non credo a disfattismi d'accatto, quindi ci sarà sempre il cinema analogico, come giusto che sia. È chiaro che l'impatto economico è molto forte, noi abbiamo sempre lavorato, anche il film che abbiamo presentato a Venezia nel 2016, Orizzonti, Super 8. Passare dallo Super 8 al 16 economicamente l'abbiamo sentito, no? Quindi una roba molto impattante, anche perché sono film, in questi casi sono film che non hanno avuto, diciamo, una produzione canonica ministeriale, quindi questo ha aggravato molto anche sulle finanze e soprattutto anche per la tensione che si respirava un po' sul set, perché sono piani sequenze in due cinema molto lunghi, si parla anche di 9 minuti, la totalità di un rullo praticamente, quindi immaginatevi se un attore dopo 7 minuti inciampa, sbaglia, piuttosto che un problema tecnico. Per una produzione di questo tipo sarebbe stato un grosso problema, insomma, quindi non avere sviluppo psicologico, nei miei film non c'è mai uno sviluppo, i protagonisti non evolvono, la storia non evolve perché forse non c'è nemmeno la storia, no? Quindi sono quasi delle marionette, sono persone bidimensionali, monocorde, che applicano coerentemente dall'inizio alla fine del film una postura che gli è data e quindi una caratteristica davvero quella quasi della marionetta, no? del burattino, del legno, della materia, no? Quindi è proprio il contrario di quello che si fa generalmente con gli attori, quindi gli si chiede veramente di non metterci nel proprio, ma di restare fedeli all'ingessatura, alla postura, diciamo, alla fissità. Un film in cui succedono mille cose, queste cose succedono, ma in realtà tu queste cose le vedi che si sviluppano nei dettagli e non nella macro storia, nel macro racconto. No, Antonio, cioè, non ci abbiamo pensato, Antonioni, ma se ci sono dei riferimenti sono soprattutto in Dulcinea, più a Monteiro, come grandissimo regista portoghese. Forse lui quello che si avvicina di più a questo tipo di lavoro, insomma. E poi forse Chantal Akerman, anche Chantal Akerman, il capolavoro di Chantal Akerman. Anche per rispondere anche un pochino dal punto di vista visivo, le scelte visive che abbiamo fatto rispetto alla scarnificazione degli attori, a levargli questa personalità e all'idea di due burattini che si muovono nello spazio, abbiamo ripreso tutto sostanzialmente con uno sguardo molto frontale, molto perpendicolare rispetto alle pareti, in maniera tale che avesse quel tono fra virgolette pittorico e i due personaggi fossero veramente due figure dipinte che si muovevano nello spazio, si avvicinavano, si allontanavano, soltanto in due momenti, due barra tre momenti la macchina si inclina, ecco. Questo è il e si inclina spesso, quando si inclina si inclina sul feticcio in qualche maniera, lei che si mette lo smalto per esempio o lui che raccoglie di volta in una stanza un feticcio per riporlo in una valigetta che porta con sé, quindi sono state delle scelte, diciamo, visivamente molto consapevoli che avevano a che fare con una visione molto pittorica, ecco, in qualche modo, e questo si rivede anche nel film Chantal Akerman, essendo anche un film che parla. La diegesi del film è un'ora di prestazione sessuale, dice Luca,
Il film dura addirittura 66 minuti, quindi c'è quasi una dilatazione temporale. Il tempo del film è più del tempo reale. Diciamo la parte letteraria è proprio in Dulcinea, dove i testi fondanti sono il Chisciotte, chiaramente, e un amore di Nobuzzati, perché è un amore verso un corpo femminile giovane, è proprio quello che è proprio il protagonista, no? Verso, infatti di una studentessa, quindi mentre il secondo film, Pierino, è molto più incentrato su una figura di un anziano signore, quindi una struttura molto rigida, ma la parte letteraria è completamente assente, cioè il cinema allo stato puro in quel caso. E nell'ultimo, La casa dell'amore, siamo in una dimensione ancora distante dalla citazione letteraria, o cioè, i riferimenti espliciti sono ancora tutti in Dulcinea. Beh, Torino è sicuramente un festival molto accogliente, insomma, mi sono trovato, abbiamo vissuto Locarno, poi abbiamo vissuto Torino adesso, siamo venuti a Torino adesso, quindi sicuramente un festival molto accogliente, con tanti spunti, sicuramente la sezione onde per Dulcinea è quella più adatta, in qualche modo, e comunque uno sguardo verso un cinema, parlo da DOP proprio, come quello di Luca, che è un cinema, tra virgolette, difficile, comunque un cinema che vuole sfidare, insomma, sia lo sguardo, ecco, che la filosofia, una filosofia di vita e di cinema, mi sembra un atteggiamento molto coraggioso anche da parte dello stesso festival, una sezione di questo tipo, laddove anche festival importanti non ce l'hanno. Concordo, nel senso, noi è la quarta volta che siamo ospiti a Torino, quindi da Abacook, che è passato nel 2014, una società di servizi nel 2015, Habitat Piavo nel 2013, quindi diciamo siamo cresciuti anche in contemporanea col festival, che sicuramente in Italia è un'eccellenza, no? Quindi posso aggiungermi che l'eccellenza è fatta sempre dalle persone, e le persone competenti, quando sono messe in condizione di fare bene il loro lavoro, ottengono dei risultati che altrove non accadono. Quindi io, più che festival, parlo di persone giuste al posto giusto, forse questa è la cosa più importante.